Dopo una settimana di spoiler e indiscrezioni, Amadeus ha reso noti da Fiorello a Viva Rai 2 le cover e gli ospiti con cui i 28 cantanti in gara a Sanremo 2023 si sfideranno nella serata di venerdì 10 febbraio. Al primo sguardo, la cosa che salta agli occhi è l'abbondanza di medley e autocitazioni. In molti hanno scelto dal passato propri brani o brani dell'ospite. Tra gli altri, una veterana del festival come Anna Oxa è stata l'unica a scegliere di duettare non con un cantante ma con un DJ, Ilyar Shaba, e si esibirà nel suo brano, Un'emozione da poco. La cantante 61enne torna in gara a Sanremo e, a poco più di una settimana dall'inizio, non si fa che parlare di lei. Secondo un curioso retroscena, l'interprete che porta al festival il brano, Sali, Canto dell'anima, sarebbe stata multata in questi giorni di prove sanremesi dalla Polizia Municipale della Città dei Fiori. Infatti, secondo Sanremo News, la cantante, che si rivelò giovanissima proprio in Riviera con il superclassico, Un'emozione da poco, avrebbe raggiunto il teatro in fretta, senza fare attenzione alle tariffe del parcheggio. L'auto che l'ha accompagnata alle prove sarebbe quindi finita nel mirino della Polizia Municipale a causa di un'irregolarità del posteggio. La vettura, lasciata sulle strisce blu senza tagliando di pagamento, avrebbe fatto guadagnare all'artista una bella multa salata. La stessa spiacevole vicenda è stata vissuta anche da Tananai, Rosa Chemical, Imodà e i Cugini di Campagna. Vantando ben 14 partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, Oxa è una veterana. Il personaggio Anna Oxa, all'anagrafe Anna Oxa, è una delle icone della musica italiana, grazie a brani indimenticabili e una personalità eccentrica che ha accompagnato, e valorizzato, il suo talento. A 15 anni incide il suo primo 45 giri, ma il debutto ufficiale arriva a 1978 quando partecipa, sponsorizzata da Ivano Fossati, al Festival di Sanremo col brano, Un'emozione da poco. La sua esibizione resta impressa nella storia della kermesse sanremese, grazie al suo look punk androgino e al secondo posto in classifica. Lo stesso anno pubblica l'album d'esordio, Oxanna, e il singolo, Un'emozione da poco, uno dei brani più noti del suo repertorio insieme a canzoni come, È tutto un attimo, Donna con te, Quando nasce un amore, Senza pietà, e, Ti lascerò. Da questo momento la carriera, e il successo sono in continua crescita e la Oxa si consolida come una delle artiste più interessanti che la musica italiana può vantare, grazie anche a numerose collaborazioni, come quella con gli amici Lucio Dalla e Rino Gaetano, ma anche Fausto Leali, Amedeo Minghi, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi e Roberto Vecchioni. Nel 1982 torna sul palco del Festival di Sanremo col brano, Io no, vissando la partecipazione nel 1984 con l'inedito, Non scendo, dopo aver pubblicato, La mia corsa. A proposito di Sanremo, Anna Oxa conta ben 14 partecipazioni, tra cui spiccano due vittorie, quella nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999 con Senza pietà. Poi sfiora il primo posto nel 1997 con Storie, seconda dietro ai Gelise. Da ricordare anche la sua partecipazione del 1986 col singolo È tutto un attimo, diventato uno dei suoi più grandi successi, tratto dall'album omonimo. La sua esibizione ha lasciato un segno non solo per la performance canora, ma anche per lo scandalo provocato dell'ombelico in mostra. Oltre la musica, nel 1988, Anna Oxa debutta alla conduzione televisiva nello show del sabato sera, Fantastico, affiancata da Enrico Montesano, riproposta anche l'anno seguente insieme a Massimo Ranieri, Giancarlo Magalli, Alessandra Martinez e Nino Frassica. Nel 2001 torna in TV con Torno Sabato, programma di Giorgio Panariello, in cui si esibisce anche con interventi canori.
Il 2010 è l'anno del ritorno. Prima come ospite nel talent Amici di Maria De Filippi, annuncia il suo nuovo album e duetta con l'allora concorrente Emma Marrone in Quando nasce un amore. Poco dopo pubblica Proxima, l'album a cui partecipano autori come Pacifico, Francesco Bianconi, Paolo Enrico Archetti Maestri e Mara Redegheri. La prima performance è sul palco di X Factor con Tutto l'amore intorno. Ma la televisione non l'abbandona. Dopo un lungo tour, nel 2013 partecipa come concorrente di Ballando con le stelle, sotto la guida del ballerino Samuel Peron, che abbandona poche settimane dopo a causa di un infortunio. Nel 2016, fa parte della giuria della 15ª edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli, durante il quale presenta l'inedito mai pubblicato, L'America non c'è. Chiude l'anno 2022 annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Sali, Canto dell'Anima, ritorno che la inserisce fra gli artisti italiani con il maggior numero di presenze in gara nella kermesse canora, insieme a Milva, Toto Cutugno, Peppino Di Capri e Albano.